Interventi per oltre 1,5 milioni di euro nelle scuole superiori, destinati ad adeguamenti alla sicurezza e miglioramento di impianti e strutture. Sono quelli che ha già realizzato nel 2015, o sta facendo partire, la città metropolitana di Genova, che gestisce gli 86 edifici degli istituti superiori del territorio. I nuovi interventi riguardano 7 scuole. 3 sono finanziati con 850.000 euro dalle risorse proprie della città metropolitana per le manutenzioni e altri 4 con 750.000 euro ottenuti da bandi nazionali e regionali. Dei primi 3, 2 sono già stati completati. Abbiamo finito nei mesi scorsi 2 interventi importanti, uno al Colombo, nel caso specifico abbiamo realizzato una nuova copertura in ardesia perché quella che era esistente creava parecchi problemi, mentre invece al Leonardo da Vinci abbiamo fatto degli interventi sulla copertura per sopperire a problemi di infiltrazione, abbiamo realizzato uno spazio ginnico esterno su un terrazzo e siamo intervenuti su dei controsoffitti interni. Il terzo, in corso, riguarda la nuova scala di sicurezza all'artistico Clee Barabino, che servirà a tutti i piani del liceo e sarà pronta entro dicembre. Siamo alla fase delle fondazioni, che caratteristiche avrà questa scala antincendio? È una scala antincendio che dovrà servire tutti i piani dell'edificio, quindi avrà 5 sbarchi praticamente, con poi l'uscita verso l'area sicura che è questa dietro le sue spalle. È un intervento piuttosto impegnativo dal punto di vista economico e anche dal punto di vista tecnico, perché ovviamente è una scala metallica con la fondazione, come vedete, con pali, quindi piuttosto impegnativa. E contiamo ora siamo nella fase delle fondazioni, ma contiamo entro la fine dell'anno che sia conclusa, quindi operativa per essere utilizzata dagli studenti. Quelle alle nostre spalle sono le fondazioni della nuova scala di sicurezza del Barabino Clee, un'opera da 420.000 euro che realizza la città metropolitana, con fondi che appunto sono del 2015. Sì, e devo dire anche con soddisfazione per il lavoro fatto. Abbiamo 4,5 milioni per le manutenzioni ordinarie e con alcuni risparmi, alcuni accorgimenti rispetto alla gestione delle manutenzioni ordinarie, troviamo anche i fondi per fare manutenzione straordinaria o comunque interventi straordinari. Questo in assenza di bandi che noi aspettiamo, perché abbiamo la capacità progettuale per partecipare e mi auguro anche di vincere a tutti i bandi che Regione e Ministero dovessero fare. Gli ultimi li abbiamo vinti tutti, in maniera da poter corrispondere alle esigenze di ammodernamento che ci sono. Qui 3 lavori fatti con fondi che la città metropolitana ha gestito e reso più efficaci dalle sue manutenzioni di quest'anno 2015 per 850.000 euro e altri lavori che stanno per partire con appunto bandi vinti, come diceva lei, dalla capacità tecnica della città metropolitana per altri 750.000 euro affidati a ottobre. È proprio così, un bando che ogni ente poteva fingere fino a un massimo di 4 interventi e noi più di lì non si poteva, ne abbiamo vinti tutti e 4. Sono interventi che vanno ad ammodernare, a fare degli interventi come in questo caso una scala antincendio, però io mi auguro che qualche altro intervento possa essere realizzato, cioè che ci siano altre opportunità di partecipare a dei bandi, di metterci in gara, se i progetti saranno buoni li vinceremo, altrimenti no, ma io mi auguro di poter correre, ecco, almeno questo. Con questo spirito la città metropolitana si è intanto aggiudicata con i suoi progetti tecnici i fondi di un bando che le permetterà di far partire presto altri 4 cantieri nelle scuole superiori. I bandi di cui ha parlato il consigliere Vassallo e riguardano appunto interventi per adeguamenti e messa in sicurezza soprattutto? Sicuramente sì, ce ne sono 4 che saranno appunto aggiudicati in questi mesi. Sono appunto, si diceva, l'edificio di via Archimede, che è l'istituto Montale, l'istituto Fermi di via Ulanowski, l'adeguamento alla normativa sismica della scala già esistente a Lanfranconi, via Cantieri, a Voltri e la prosecuzione degli interventi e
la prosecuzione di interventi di adeguamento normativo, soprattutto per quello che riguarda l'antincendio, al complesso Cristoforo Colombo, convitto soprattutto in questo caso. Il bando prevede che vengano affidati entro il mese di ottobre e noi diciamo contiamo che di essere pronti per il mese di ottobre per avere le ditte pronte a partire per eseguire i lavori. Premesso, diceva Sallo, che con più fondi la città metropolitana potrebbe fare di più, il sistema delle manutenzioni scolastiche, considerate le poche risorse a disposizione, continua a funzionare bene, anche davanti a problemi complessi, come la ricerca di nuovi spazi didattici per qualche istituto. Le situazioni di criticità sono conseguenza di crescite di scuole, di necessità di aule, per cui dobbiamo fare degli interventi per aumentare il numero delle aule. Anche quest'anno ne avete dovuti fare? Sì, al Natta di Sestri Levante, ad esempio, li abbiamo già terminati e sono in corsi adesso per il Bergese a Sestri Ponente, perché è un istituto in crescita. Faccia conto che ci sono 5 prime in più rispetto a quelle che c'erano l'anno scorso, e quindi ci sono 5 necessità di adeguare spazi. Esatto, quindi i problemi che abbiamo sono problemi di crescita e di adeguamento alla crescita delle richieste che ci sono, ma questa è una cosa positiva.